Dottor Giglio, qui al distretto c'è un gran viavai di questi infermieri che tornano carichi con le loro borse piene e hanno bisogno di parcheggi vicini al distretto. Recentemente c'è stato un cambiamento, loro hanno meno parcheggi vicini al distretto. Che cosa è successo? No, è che abbiamo utilizzato per anni questo parcheggio che è qui davanti, un parcheggio pubblico, quindi è chiaro che hanno chiuso un occhio quelli dell'ATAM, poi alla fine hanno avuto anche loro delle pressioni, quindi abbiamo dovuto in qualche modo decidere diversamente. Qui non ci si poteva più stare perché insomma le macchine poi dopo sono abusive, effettivamente insomma si andava verso anche delle sanzioni. Quindi insieme all'ATAM, con una certa collaborazione, abbiamo trovato altre soluzioni. Le soluzioni sono in parte mantenere alcuni posti qui in via Guadagnoli, altre. Una parte delle macchine fuori, quindi 6 macchine restano fuori, 2 qui sulla rampa e sono 8, e altre 4 possono venire nell'interno, sono 12 macchine. Mentre altre 12, quindi la metà delle altre macchine, vanno nello spazio di via Caduti sul lavoro. L'ATAM è stata gentilissima, ci ha dato 12 posti che noi possiamo utilizzare per questo tipo di attività. Ma gli infermieri si lamentano proprio del fatto che dovendo portare i borsoni anche via Caduti del Lavoro rispetto a via Guadagnoli è troppo lontana. Facciamo così, che chi fa il turno, quindi chi porta i borsoni, diciamo, può utilizzare questi spazi, quindi sono circa 12 macchine, mentre le persone che sono meno impegnate nel lavoro possono lasciare la macchina lì e venire qui a piedi. Naturalmente si cerca, diciamo, un minimo di collaborazione, un minimo sacrificio portando una borsa qui, sono poche centinaia di metri, non siamo molto lontani.